Buon salve e bentornati in questo nuovo video delle Geppe News. Siamo ancora qui, ci sono news, poche, ma ci sono news. A quanto pare ormai è una peculiarità il fatto che ci siano poche news quando devo registrare. Però abbiamo qualcosa, almeno il video lo tiriamo fuori in qualche modo. Iniziamo direi subito, perché comunque un paio di cosine di cui parlare ci sono, poi di solito mi allungo, quindi sì. Allora, Cyberpunk 2077 sono state annunciate o rilasciate, ditele come volete, tramite una specie di video stile TG, le novità, i bug fix, le cose della patch 1.2 che dovrebbe uscire teoricamente nella seconda metà di marzo. Adesso siamo al 21, se non sbaglio, siamo al 21 e quindi non è che ci sono ancora tantissimi giorni di marzo per rilasciare questa patch, però arriverà, hanno detto arriva per la seconda metà di marzo, speriamo in bene. Questa patch semplicemente risolverà alcune cose, tipo cercherà di rimuovere lo spawn randomico proprio nelle nostre vicinanze dei poliziotti quando noi compiamo un'azione illegale, quindi appena magari ammazziamo qualcuno spawnano subito i poliziotti dietro di noi a caso, anche se non ci sono, cercando di far sì che arrivino perché hanno effettivamente ricevuto una chiamata e cercano di venire verso di noi nella nostra zona da un altro luogo della mappa e non più che spawnino così a caso. Hanno migliorato il controllo della guida del veicolo, perché era comunque inguidabile, cioè soprattutto quando si sterzava era veramente inguidabile, e hanno modificato i controlli sulla schivata. Quindi sì, queste sono le news, cioè queste sono le novità effettive della patch 1.2 di Cyberpunk 2077 che arriverà da qui a qualche giorno. Comunque, rumor, questo è un rumor, si parla che il fatto che Xbox potrebbe provare ad acquisire Sega e Konami, non ne sono molto convinto, visto che ci fu già un periodo in cui si parla di Sony che dovesse acquisire Konami, poi alla fine fu fake. Sega potrebbe darsi, perché comunque non naviga in acque molto rose per il fatto che stanno anche chiudendo tutti i vari le varie sale giochi, i vari centri Sega in Giappone, quindi effettivamente potrebbe anche darsi che per non incorrere in un fallimento essere acquisita potrebbe essere un'opzione. Questo ce lo dirà soltanto il tempo. Però abbiamo finalmente il nome ufficiale per Project Atia. Project Atia, gioco visto qualche mese fa, ormai un po' di mesi fa, in uno showcase, mi sembra, di, non ricordo se di Xbox o di Sony o di entrambi o un vuoto, però comunque l'abbiamo visto in uno showcase di una delle due console e si chiamava Project Atia. Adesso il nome vero è Forspoken, quindi sì, non mi fa impazzire come nome, però perché no, lasciamo a ognuno il suo carattere creativo per i nomi, direi che è il minimo. Finalmente questa settimana sul profilo Instagram di Sony PlayStation si è stato visto il controller, o più che altro i controller, che avrà il VR2, VR5, VR Plus, VR Boh, comunque la nuova generazione di VR di casa Sony, che questi controller qua hanno più un aspetto stile Oculus, più che quelli che abbiamo usato con il primo VR. Questi controller qua avranno un po' di feature effettivamente di nuova generazione, tipo il feedback aptico, come il DualSense, grilletti adattivi, ovviamente avranno comunque i tasti e l'analogico per i movimenti, avranno un tracciamento delle mani, che in teoria dovrebbero riconoscere anche senza nessuna pressione, semplicemente quando le avviciniamo dita e mani al pad, al controller, al move, non so bene, noi li chiamiamo controller ma non sappiamo se è il vero nome quello lì, che vedremo effettivamente sulla seconda generazione, e poi ovviamente saranno wireless, e mi sembra il minimo. L'unica cosa è che non si è ancora visto il VR2 vero e proprio, il visore, non si sa se sarà wireless o no, si parla di un cavo solo però, che potrebbe già essere qualcosa. Io avrei preferito una cosa wireless, però sono gusti, più che altro c'è anche una progettazione dietro che bisogna vedere se va effettivamente incontro alle possibilità il fatto di fare un visore wireless. Sony ha acquistato Evo. Evo è un torneo, uno dei più grandi tornei del mondo di picchiaduro. Così, ovviamente i primi dubbi sono stati, essendo che è un torneo di picchiaduro, che potrebbero effettivamente rimuovere i giochi picchiaduro non di proprietà di Sony, o comunque non usciti sulle piattaforme, a dirne una Super Smash Bros. Questo dal comitato effettivamente di Evo è stato negato, e effettivamente non ci sarà una rimozione di giochi non presenti sulle piattaforme Sony. Così, però, cioè, comunque nel dubbio gli altri produttori che non hanno i giochi sulla piattaforma Sony si guardano intorno, perché comunque il rischio di vedere rimosso il loro gioco in un torneo così importante c'è, è da escludere teoricamente, ma finché non sia una conferma vera e propria con sotto un contratto tutto un po', giustamente tutti hanno paura, e mi sembra anche più che ovvio. Rimaniamo sempre in tema Sony PlayStation, a quanto pare il tema
delle news di oggi, Sony da aprile chiuderà su PS4 il servizio PlayStation Community, che alla fine era una specie di, tipo home page di Facebook, una specie di mini social network con una bacheca per fare gruppi e scrivere lì sopra, postare roba, che io sinceramente non ho mai utilizzato, e penso la maggior parte degli utenti, a maggior ragione, forse hanno fatto bene a faranno bene a chiuderlo. Un po' dispiace perché comunque si vede perdere un servizio, però se effettivamente non ne viene utilizzato come speravano, ci sta il fatto che venga rimosso o comunque chiuso il servizio in sé. Perfetto, siamo arrivati agli sconti tutti su Amazon, e interessanti, veramente interessanti. Abbiamo il 10% di sconto sul PlayStation Remote Controller, che è praticamente il telecomando stile TV e non il pad per PS5, il 16% di sconto sulla HD camera di PS5, il 12% sul Xbox Controller, penso già quello nuova generazione, il 13% di sconto su Nintendo Switch Lite, questo adesso che arriva è interessantissimo, ovvero il 26% di sconto sul pre-order di Returnal per PS5, gioco esclusivo PS5 che uscirà a fine aprile, e al 26% di sconto, quindi al posto di portarcelo a casa con 80€, ce lo portiamo a casa con 59,99€, pazzesco. Io ho fatto subito il pre-ordine da lì, perché una cifra del genere su un gioco non ancora uscito di una generazione nuova è effettivamente da prendere subito. Poi veniamo ancora con l'Echo Dot di quarta generazione, quindi la pallettina, col 33% di sconto, l'Echo Show, quindi quello con lo schermino da 5 pollici, 44% di sconto, e l'Echo Show 8, quello un po' più grosso, 42% di sconto. Quindi abbiamo anche un po' di sconto su tutti i vari Echo di fascia più consumer, quindi quelli più facili che un utente vada ad acquistare. Windows 10 X, quindi chi non lo conoscesse, è un sistema operativo che sta basato sempre sul Windows 10, ma dovrebbe essere più leggero e più consono per portatili non performanti o comunque computer non performanti, è stato di nuovo rimandato dopo che è stato annunciato a ottobre 2019, doveva uscire a maggio 2021, è stato posticipato alla seconda metà del 2021, quindi non si sa ancora l'effettivo mese o giorno dell'uscita, ma è stato posticipato. Microsoft, che cacchio fai? Cioè non dirle le cose, posticipi di così tanto, sembra di vedere Cyberpunk. Signore, come avevo già detto nelle scorse news, è uscita la 6700 XT, uscita sul mercato, purtroppo come tutte le altre schede video è andata sold out istantaneamente, è stata usata anche lì per il mining, perché questa non è dotata di un blocco per il mining. Adesso se la volete dovete pagarla il doppio del prezzo, che non è assolutamente fattibile, perché costa quanto una 6900 XT, quindi no, non si fa, e quindi prendete 1000 euro per una scheda che dovrebbe costare meno di 500, mi sembra un po' esagerato, quindi tocca aspettare pure per quella. Veniamo all'ultime news. Ultima news, che comprende il fatto che è uscito il Snyder Cut, o adesso come si chiama, Zack Snyder's Justice League. Bellissimo, io l'ho visto, dura 3 ore 54, pazzesco. Molto meglio di quello schifo uscito nel 2017, che adesso secondo me farebbe meglio Warner Bros. A effettivamente far proseguire la storia dello Snyder Cut anziché del Whedon Cut, perché comunque c'è comunque un grandissimo cambio di trama. Poi Zack Snyder, come ha rilasciato in interviste passate, anche per convincere i fan a fare petizioni per chiedere di far riparare il film a lui, ha detto di avere già probabilmente tutto il materiale che gli interessava per la trama di Justice League 2 e Justice League 3. Che questa cosa mi ispira molto bene, perché è stato veramente molto bello, ovviamente non perfetto, perché ovviamente non c'è un film perfetto, però ovviamente molto bello. Snyder Cut, livello di trama, effetti speciali, colonna sonora pazzesca. Mi piacerebbe effettivamente rivedere Zack Snyder a continuare questa storia qua. Zack Snyder non si è visto, cioè, positivo o negativo per un eventuale sequel diretto da lui. A parer suo era più probabile che gli chiedessero direttamente di fare un sequel anziché rifare il primo, che alla fine tra petizioni cose varie è stato fatto, quindi potrebbe vedere bene. Tutto si vedrà in queste settimane, in questi mesi in cui di film rilasciato soprattutto su HBO Max, in base a quanto verrà visto, quanto verrà apprezzato, si capirà cosa fare. Però comunque anche a livello di sceneggiatura, film e tutto, meriterebbe molto di più far continuare la storia a Zack Snyder che a qualcun altro. Adesso vediamo, comunque lui ha già tutto il materiale, c'è già tutta una trama, magari ne parleremo in un video dedicato quando parleremo dello Snyder Cut. Potrebbe promettersi bene, io spero vivamente. Io comunque vi ringrazio per la visione di questo video, come tutte le settimane. Mi raccomando, se comprate qualcosa con le offerte, fatemi sapere cosa avete comprato nei commenti, perché così mi interessa, io ve lo dico già subito, usando le offerte
parte, ho acquistato il pre-order, cioè ho fatto il pre-order di Returnal, era l'unica cosa che mi interessava di queste offerte qua per il momento, quindi anche voi fatemi sapere se avete comprato un pad, se avete comprato Returnal, un Eco, vabbè. Ovviamente in descrizione trovate il mio Discord, trovate i miei social, Twitch, mi raccomando, perché piano piano, cioè, se chi non avesse visto il video precedente, 2 video fa, finalmente tutti i componenti del PC, arriverà una live, seguitemi su Twitch. Io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!